Ciao e benvenuti nuovamente in un mio nuovo video. Oggi sfogliamo insieme Burda Style di ottobre 2022 che troviamo in edicola e nei centri commerciali. Ed è veramente un numero che mi è piaciuto tantissimo. Andiamo a sfogliarlo insieme. Qui abbiamo la giacca numero 112, le taglie vanno dalla 36 alla 44 e ha 3 pallini su 4 di difficoltà. La mini giacca a scatola, cioè la giacca ricorda, secondo questo completo, ricorda tantissimo. Mi ricorda Olivia di Braccio di Ferro, perché non so, il tutto mi ricorda Olivia, anche le calze nere con queste scarpe. E la giacca è simil Chanel, diciamo come è stata realizzata, ha una sorta di smerli, orli smerlati, che le regalano una nota romantica. E anche la gonna, che ha una forma bellissima, la gonna a trapezio, che è leggermente svasata, riprende il motivo appunto della giacca nel bordo inserito sopra l'orlo ed è a 3 pallini su 4 di difficoltà. Le taglie vanno dalla 34 alla 44 ed è la numero 117. Qui abbiamo lo scamiciato che è il numero 118, le taglie vanno dalla 17 alla 21, quindi sono taglie corte ed è veramente molto carino, soprattutto per le più giovani, e ricorda tantissimo gli anni 60 ed è in tessuto bouclé con corpino tagliato in vita e bretelle con fibbie. Io ce l'avevo molto molto simile ed è molto carino, indossato con le maglie, con le camicie e via dicendo. Qui abbiamo invece una blusa che è la numero 104, le taglie dalla 36 alla 44, 2 pallini su 4 di difficoltà. Il colletto è a listino arrotondato che trattiene le morbide pieghe a raggiera e forma una scollatura così originale da rendere superflua qualsiasi collana. Assolutamente sì, secondo me va indossato senza collana. Un capo che mi è piaciuto tantissimo è il Dolce Vita. Io adoro i Dolce Vita, ma questo è molto particolare perché è caratterizzato dal fatto che il collo alto ha delle pieghine, è arricciato e le maniche sono in versione fashion e può essere abbinato con vari abbinamenti, appunto può essere abbinato, mi piacerebbe realizzarlo. Mentre qui abbiamo la minigonna che è la numero 116A, le taglie dalla 34 alla 44, 2 pallini su 4 di difficoltà e rimane a vita alta. Ed è arricchita dalla cintura con fibbia e bottoni ricoperti nello stesso tessuto. Mentre qui abbiamo la giacca numero 109, le taglie vanno dalla 36 alla 44 ed è 4 pallini di difficoltà, tessuto d'effetto e dettagli minimal per la giacca corta di linea squadrata. Le maniche raglan disegnano con eleganza le spalle e il collo sportivo, lascia spazio a bluse e pull. Molto molto bella. Non adatto a chi ha un fisico clessidra o a pera, ma un fisico a rettangolo, per esempio. Qui abbiamo il giubbotto numero 105, le taglie vanno dalla 34 alla 42 ed è 4 pallini di difficoltà, quindi è molto difficile, diciamo, da realizzare, da cucire ed è sportivo, ma non troppo. Ed è stato realizzato in chintz trapuntato e al collo a listino, ampie tasche applicate sotto gli sproni e maniche con polsi a doppio bottone. Abito mantella numero 102A, taglie 36-44, 3 pallini su 4, che si può realizzare anche in un panno o in tessuto di lana e diventa una calda mantella. Quindi lo stesso cartamodello può essere effettuato con tessuti diversi e quindi indossato in situazioni diverse. L'abito numero 121A va dalla taglia 72 all'88 a 3 pallini su 4 ed è un look veramente che mi ricorda tantissimo anche questo, gli anni 60, sono taglie lunghe, l'abito a trapezio con scollatura rotonda ed è movimentata da un motivo a punta. Lo scollo è molto accollata e a maniche lunghe. È veramente molto molto carina. In realtà anche questo mi piacerebbe da realizzare. Abbiamo la scuola di cucito della minigonna, eccola qui, che potremmo anche fare insieme perché mi piace tantissimo. Tra l'altro la minigonna posso fare anche gonna più lunga, ecco, la posso anche trasformare in gonna più lunga perché io minigonne non le uso. Qui abbiamo il trench che non passerà mai di moda, che è il numero 122, taglia 36-44, 3 pallini su 4 di difficoltà ed è un trench che è un classico, come ho detto prima, ma se tu lo guardi attentamente, i dettagli sono esclusivi, per esempio gli spacchi laterali e le tasche e a filetto e le impunture evidenti, quindi hanno delle particolarità che lo rendono unico. Qui abbiamo moda mamma bambino, abbiamo i pantaloni numero 107B, taglia dalla 36 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà e qui abbiamo invece un abito che è il numero 132 dalla taglia 122 alla 146 a 3 pallini su 4 di difficoltà. Per la bimba è un abito a trapezio, molto molto carino, non è
particolarmente difficile da fare, mentre per la mamma un paio di pantaloni con passanti per la cintura, tasche extra large e in punture, quindi un paio di pantaloni un po' per tutti i giorni. La giacca numero 113, taglia 36-44, 2 pallini su 4 di difficoltà, è stata realizzata in panno dalla linea breve squadrata ed è piuttosto semplice da confezionare. Una cucitura molto facile è la shirt numero 106B, taglia dalla 36 alla 44, e infatti ha un pallino su 4 di difficoltà, quindi è facilissima da cucire anche se stai iniziando a cucire da poco e hai paura di cucire dei capi che siano troppo difficili per te. La tuta, la numero 110, taglia 36-44, 2 pallini su 4 di difficoltà, ed è stata indossata con le sneakers. Puoi indossarla anche con delle scarpe più eleganti, e allora a quel punto cambia tutto. Ed è dotata di un ampio cappuccio che ricade sulle spalle e il punto vita con elastico. Abito mantella, numero 102B, taglia 36-44, 3 pallini su 4 di difficoltà, ed è un modello importante, dalla linea molto ampia e fluida, reso particolare dal tessuto lucido, effetto stropicciato. Mentre qui abbiamo un modello mamma bambino, abbiamo la felpa per la mamma, che è la numero 120A, taglia 36-44, a 2 pallini su 4 di difficoltà. La felpa è sempre uno dei nostri capi preferiti, sia per uscire ma anche per rimanere in casa. E la felpa bimba, che è la numero 133, taglia 122-146, a 2 pallini su 4 di difficoltà. Quindi la mamma e la bambina si possono vestire uguali. Anche qui abbiamo mamma e bambina, e abbiamo il gilet bimba che vediamo qui e qui, che è il numero 131, le taglie vanno dalla 122 alla 146, a 3 pallini su 4 di difficoltà, e il gilet per la mamma, la giacca per la mamma, che è il numero 115 e va dalla taglia 36-44, è a 4 pallini di difficoltà, quindi è di difficile realizzazione. Tra l'altro questa giacca si può togliere o mettere le maniche, quindi si può creare come giacca oppure anche come gilet. Cappotto numero 108A, taglia 36-44, 3 pallini su 4 di difficoltà, ed è un cappotto importante, ovviamente non è di facile realizzazione, si può indossare anche con una cintura. Abito numero 121B, taglia dalla 72 alla 88, a 3 pallini su 4 di difficoltà, questo fa parte delle taglie lunghe. E invece qui abbiamo un maxi gilet, che è il numero 114, taglia 36-44, a 4 pallini di difficoltà. I pantaloni numero 107A, taglia 36-44, 3 pallini su 4 di difficoltà, che sono pantaloni sportivi però rielaborati in una versione femminile, mentre qui la felpa numero 111, taglia 36-44, è 2 pallini su 4 di difficoltà. E qua ritroviamo la stessa shirt che abbiamo visto prima, che è la 106A, taglia dalla 36 alla 44 ed è di facile realizzazione, infatti è una pallina su 4 di difficoltà, e la vediamo qui. Il pullover numero 119, taglia dalla 36 alla 44, e l'abito che vediamo qui è il 103A, taglia 36-44, 2 pallini su 4 di difficoltà. Qui abbiamo tutta la scuola di cucito del gilet, e qui abbiamo la moda curvy, e abbiamo la blusa numero 129, che va dalla taglia 44 alla 52, 2 pallini su 4 di difficoltà. Ha la particolarità delle maniche della blusa dal taglio semplice, la parte interna è in chiffon fantasia, mentre quella esterna è rifinita da polsi e a corolla. Mentre il pullover numero 124, taglia 44-52, a 2 pallini su 4 di difficoltà, e ha delle maniche molto ampie con spacchi ai polsi, ed è caratterizzano questo punto, questo pull in tessuto di maglia. L'abito numero 127, taglia dalla 44 alla 52, a 4 pallini su, a 3 pallini su 4 di difficoltà, modello incrociato con volan alla scollatura, un modello molto femminile che mi piace veramente tantissimo, e potete scegliere con una fantasia a colori vivaci o uno in tinta unita. Abito molto molto comodo e nello stesso tempo anche molto bello è l'abito numero 123, taglia 44-52, 2 pallini su 4 di difficoltà. La linea è dritta, le maniche a campana, ed è caratterizzato da delle mini tasche applicate. Si può anche questo indossare sia senza una cintura, ma possiamo indossarla anche con una cintura, sia fatta con lo stesso tessuto che abbiamo utilizzato per fare il modello, oppure una cintura che abbiamo
abbiamo già nel nostro armadio. Giacca numero 130, taglia 44-52, ha 4 palline di difficoltà ed è una giacca in similpelle scamosciata che veramente si presta a essere indossata con vari look, quindi sia con un vestitino ma anche con i jeans, con dei pantaloni elegantini o sportivi e via dicendo. Mentre qui abbiamo questa bellissima gonna che è la numero 126, taglia 44-52, 2 palline su 4 di difficoltà e ha una lunghezza midi. È una gonna a portafoglio, la linea è dritta ed elegante e si abbina molto bene sia con le bluse importanti e sia con le shirt o pull più sportive. I pantaloni sono il numero 125, le taglie dalla 44 alla 52, 3 palline su 4 di difficoltà, dalla linea morbida, privi di cinturino e con tasche inserite nel cucito divisore, le bande danno un tocco in più, quindi hanno queste bande laterali che gli danno un tocco in più e rendono i pantaloni molto molto originali e carini. Adoro questa blusa, la numero 128, taglia 40 dalla 44 alla 52 e 3 palline su 4 di difficoltà. Ha uno scollo a V incrociato con questi volant bellissimi ed è veramente molto elegante. Qui abbiamo invece la moda per animali, per i nostri cani ma anche i nostri gatti, perché io ho visto indossato anche a un gatto la bandana che fa moda. Questa è una cosa che volevo già cucire da tempo e ne approfitto e vi farò un tutorial semplicissimo ovviamente, dove vi faccio vedere come si cuce. Qua abbiamo il collare luccicante, poi abbiamo il questo porta sacchetti igienici e che si può agganciare al guinzaglio, quindi avere tutto a portata di mano, il mini cuscino osso che è veramente troppo bellino, qua ci sono tutte le spiegazioni, quindi il tappetino che si può richiudere, il mini cuscino osso, il collare, la bandana e il portasacchettino. A me piacerebbe fare la bandana perché è facile, di facile realizzazione ed è anche carina anche come regalo per un'amica, anche così scherzoso per fare una foto. Abbiamo terminato di sfogliare Burda Style di ottobre 2022. Fammi sapere quali sono i capi che ti sono piaciuti di più, quali vorresti realizzare, fammi sapere nei commenti e ti invito a iscriverti al canale, a lasciare un bel commento e fammi sapere anche che sei passata, anche con un solo cuoricino, mi raccomando, e condividi il video nei tuoi social e iscriviti ovviamente al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che vengono caricati. Io ti mando un grande bacio sartoriale ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è anche terapia. Ciao!